Ma se faccio il 300% in 7 giorni, devo uscire dall'operazione? Oppure lo stop, dove lo mettiamo? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Buon lunedì, buon inizio settimana. Settimana ancora con le altcoin su di giri, ma Bitcoin ci riprova e purtroppo non ci riesce neanche questa volta, ragazzi. Allora, oggi andiamo a fare un super recap di quello che sta succedendo sul mercato criptovalute. Andiamo a guardare poi Bend, la criptovaluta che ha fatto veramente, ragazzi, i numeri incredibili. Ma la domanda che tutti si stanno facendo in questo momento, per una criptovaluta dove a livello di analisi tecnica non esiste storico sufficiente per andare a calcolare cosa posso fare in questo momento, cioè una criptovaluta che cresce del 700%, del 1000%, non so ragazzi neanche quanto sia, adesso lo andremo a vedere insieme. Come faccio a gestire la mia operazione? Allora, se siete entrati e facendo hold sul mercato, magari potete dire ok, resto hold, però ragazzi, quando abbiamo numeri che sono x10, insomma, diventa complicato un po' dire ok, rimango sul mercato e bisogna avere un po' le idee chiare. Allora, alla fine del video andremo a guardare anche una micro tecnica di price action per decidere dove potete andare a pensare di chiudere la vostra posizione se state facendo trading veloce oppure un investimento che non volete si digiri contro di voi, perché ovviamente una coin, ragazzi, che fa più 300 a volte poi in una giornata si mangia 50 punti. Siamo abituati a questo discorso, quindi se non vogliamo ragionare solo e unicamente di progettualità, quindi progetto nell'ambito dell'altcoin, dobbiamo un po' anche andare a capire, vabbè, un pump di questo tipo, dove lo proteggo il mio gain. Moltissimi vogliono fare questa cosa, poi magari ragionano un po', si sentono un po' più tranquilli e rientrano sull'operazione più in là. Quindi vi spiegherò questa micro tecnica di price action per cercare di gestire questi pump improvvisi, ragazzi, e soprattutto ricordate sempre la mia regola numero uno che dico sul canale da anni: trend is your friend. Non ho la maglia di Batman per queste occasioni, però ragazzi, trend is your friend. Non dovete chiudere le operazioni su coin che esplodono così in take profit, perché dovete prendervi tutto quello che il mercato vi dà. Trend is your friend. Quando arriva un pump importante, ragazzi, a volte sì, i pump ritornano indietro e va bene, ci può stare, però quando poi andate a beccare un trend di questo tipo, lasciatelo stare. Lasciatelo, ragazzi, dovete essere ingordi. Voglio gli ingordi sul canale su questi trend, ma con lo stop loss. Vabbè. Ok, andiamo a vedere subito quello che sta facendo Bitcoin. È stato respinto di nuovo dalla super resistenza 11.6-12.100. Andiamo a vedere tutte le peculiarità di questa fase. E poi, ragazzi, passiamo a dare un'occhiata anche a Ethereum, BNB, vediamo come siamo messi. Analizziamo Bend, anche Link più o meno in una situazione del genere. Vediamo se ci sarà tempo di analizzarlo alla fine del video. Prima, però, vi chiedo di iscrivervi al canale, ragazzi, se ancora non l'avete fatto, e mettetemi su un mi piace per questi video, anche perché è il 10 di agosto e sono qui a fare video. Quindi tutti mi piace, ragazzi, per darmi un contentino. Va bene. Allora, dietro di me avete già Bend, ma io voglio fare prima l'analisi su Bitcoin. Ragazzi, allora, questo Bitcoin è l'attuale situazione ed è quello che sta facendo in questo momento. Va tenuto d'occhio perché c'è questa resistenza di lungo periodo, 12.100, che non lascia passare il re delle criptovalute. Re delle criptovalute, però, ragazzi, che nonostante, vedete, sta cercando in tutti i modi di andare a chiudere sopra questo livello di 11,6 la settimana, in realtà ce l'ha chiuso, ma come vi dicevo, come sempre, c'è il problema della chiusura di pochi dollari. Infatti, ha chiuso a 11.675, quindi non è un vero break settimanale. Adesso vi faccio vedere anche il grafico settimanale per farvi capire questa cosa. Allora, vedete qui la settimana, ragazzi, il livello di resistenza era 11.000 e se Bitcoin lo finto rompe, perché questo non è un reale break, ragazzi, come vi dicevo, ha chiuso di 70 dollari, 80 dollari sopra
Quindi in sostanza un niente, una oscillazione, siamo sempre lì, però questa settimana ci riprova. Come vedete è sempre uno stare nell'intorno di questo livello perché è molto importante, da qui in poi una close settimanale al di sopra di questo livello, quindi come il tentativo che sta facendo oggi, ora lo vedremo, che magari si riporti intorno ad area qui sopra i 12.000, lancerebbe il mercato nella prossima settimana o nelle successive ai massimi storici del 2019, quindi 13.006, e ci potrebbe tranquillamente andare senza alcun problema, perché non ci sono, ve lo dico in maniera chiara, non ci sono resistenze al di sopra di 12.100 rilevanti con la close settimanale, perciò il mercato sarebbe diretto poi a 13.005. 13.005, ragazzi, che non è neanche una super resistenza, e questo è mi fa piacere dirlo, perché ragazzi, ok, è una resistenza ma non una super resistenza, quindi attenzione a questi momenti, ed è il motivo per cui Bitcoin in questa fase soffre un po' a livello di up, ragazzi, rispetto anche alle altcoin, perché in sostanza è normale questo discorso qui, questo livello di resistenza è molto rilevante nel lungo periodo ed è molto rilevante da un punto di vista settimanale. Probabilmente il mercato cercherà di romperlo, poi tornerà a fare il testing come sempre fa, quindi stiamo un po' a guardare dal punto di vista ciclico cosa ci dice la fase a tre cicli che stiamo vedendo. Questa è la sua struttura, ragazzi, probabilmente sta facendo questa campana qui, questa fase ribassista, quindi in teoria questo trading range è la fase di ribasso di questo ciclo, di questa fase ciclica 3, e poi dovremmo fare boom e chiusura qui. Allora, io penso che questa sia un'ipotesi assolutamente fattibile per Bitcoin, quindi sono ancora positivo sul re delle criptovalute. Vediamo come concluderà questa settimana, quali sono invece i livelli al ribasso che indicherebbero che questa cosa non è proprio bellissima, al di sotto di 10.008 più o meno qui, ragazzi. Sotto, insomma, con break di tutta questa fase, break degli 11.000 e al di sotto, va in chiusura su questi livelli, diventa difficile su un eventuale rimbalzo in questo terzo ciclo andare a fare un eventuale nuovo massimo sopra i livelli che attualmente sono indicati con 12.097 e 12.065 prezzi Bitfinex. Quindi Bitcoin lanciato ancora, per me questa è una fase tecnicamente di chiusura, quindi di ribasso, quindi una fase di debolezza, e la sta gestendo bene. Vedremo se avrà lo slancio, come vi dicevo, per fare il break consistente di questi 12.006, vi ripeto, qui a livello settimanale, che poi sono 11.006, che poi sono 12.100 a livello settimanale, tutta questa fascia. Se la fa e ci chiude sopra ancora una volta settimana prossima, secondo me avrà slancio. Il problema è che, ragazzi, secondo me, se il mercato si accorge che questi 12 e 10 già domani, dopodomani, vengono breccati, gli fa fare un up stratosferico diretto verso i 13.008. Non credo che ci sarà la possibilità di avere una close settimanale adeguata, tipo a 12.2, per prendere magari una posizione long e cercare questo guizzo. Penso che il mercato faccia fare a Bitcoin questo guizzo nell'arco di pochissimo tempo, perché è una cosa abbastanza chiara questo discorso qui, quindi c'è da ragionare. Andiamo velocemente su Ethereum, stesso identico discorso, anche qui non c'è nessun segnale di inversione di trend, tutto long, si prosegue alla grande, non c'è nessuna inversione su Ethereum, così come per Bitcoin. L'unico segnale importante è la ciclicità dell'RSI, in questo caso, ragazzi, che ci indica un ipercomprato ciclico, in questo caso, da tenere in considerazione. Fattore che potrebbe indicarci una fase di leggera turbolenza e poi una ripresa finale per una poi chiusura, che invece dovremmo andare a vedere dopo il mese di cosa è successo qui, non sappiamo, vediamo un po'. Ok, ragazzi.
Allora, sono riuscito a ripristinare il grafico dopo il mese di agosto, ragazzi. Allora, andiamo a vedere un'occhiatina anche su BNB, che è nella stessa struttura di Ethereum, quindi non mi delineo. Però BNB ha un livello di resistenza importantissimo da superare, che è 27,3. Questo sancisce un break di lungo periodo anche per il coin, la coin di Binance, che in questo momento ha dimostrato più debolezza, secondo me, di quello che si aspettava, e ha dimostrato anche meno prospettiva rispetto ad alcuni titoli come ad esempio Bend. Ragazzi, andiamo a vedere Bend. Allora, analizziamo un grafico del genere da un punto di vista di analisi tecnica. È possibile? Sembra Bitcoin di quando stava a 10 dollari, incredibile, ma non siamo così tanto sbalorditi da questo tipo di attività nella blockchain. Siamo in realtà abituati a queste oscillazioni, ragazzi. Vedete, dai minimi, per esempio, del 2 agosto, questo mercato fa questo boom qui, 465%. Adesso ditemi voi se una cosa del genere potrebbe essere normale in un mercato come ad esempio quello old, o meno, non è possibile una cosa del genere, perché qui siamo in fase di creazione praticamente di questo mercato, quindi ci sono dei boom come magari erano presenti nei mercati old, ragazzi, negli anni 20. Va bene, scherzi a parte. Allora, nel momento in cui vediamo una cosa del genere, siamo un po' sbalorditi. Però, ragazzi, io adesso vi insegno una tecnica di price action per valutare questo tipo di movimento e cercare di capire quando ci può essere un'inversione di trend. Perché? Perché l'analisi tecnica non è idonea a gestire questo tipo di rialzi se non la utilizziamo in un certo modo. Quindi la prima cosa che dovete fare per andare a guardare un grafico come Bend è mettere qui su il logaritmo, ragazzi, ok? Non dovete guardarlo in grafico lineare, perché non ha nessun senso guardare un andamento di una coin di questo tipo in maniera lineare, perché non si riesce veramente a capire l'andamento dei prezzi. Quindi prima cosa, cliccate logaritmo qui. Adesso andiamo a guardare i trend, come vedete che sono leggermente più delineati, un po' più chiari, un po' meno invasivi di quelli che erano questi, ragazzi, che sono, cioè, impossibili da valutare. Adesso i trend hanno raggiunto un livello accettabile. Vedete, il rialzo dell'ultima fase è più adeguato valutando rispetto al precedente. Andiamo a fare un po' di price action e cercare di capire dove può essere uno stop loss per questa coin. Allora, da un punto di vista di analisi di supporto e resistenza, intanto, ragazzi, ho detto stop loss, ma io intendo stop a un'operazione magari in profit, quindi non stop loss, ragazzi, ma stop profit. Allora, il primo livello di supporto, guardate dove sta. A 2 dollari e 74,70, insomma, più o meno. Impossibile da gestire una eventuale perdita di questo tipo, perché, ragazzi, non avrebbe senso da un punto di vista finanziario un titolo che poi mi scende di 80-90 punti mettere uno stop di 90%. Insomma, ragazzi, un trailing stop di questo tipo non ha senso. D'altronde, anche la media che vedete, la più vicina qui in questo caso, indica 3 dollari e 60. Perché? Perché l'up fatto da Bend è troppo troppo alto, quindi non c'è modo, ragazzi, di andare a gestire questa operazione con i livelli di supporto e resistenza classici, medie mobili o peggio ancora indicatori qualsivoglia, ragazzi. Come bisogna fare? Allora, intanto si può fare un discorso molto semplice, che è l'utilizzo di una cosiddetto time frame inferiore. Questa tecnica di utilizzare il multi time frame quando si fanno operazioni, io l'ho spiegata nei miei corsi di formazione, perché sia per le operazioni in ingresso relative alla price action, per esempio con strategie di price action, sia per operazioni di uscita, in questo caso quando vogliamo essere più veloci, ragazzi, dovete andare a utilizzare due time frame differenti, uno magari utile per fare analisi e definire la strategia, l'altro per operare, quindi proprio per decidere quali sono i livelli e i breakout, se li fa o meno un titolo. Quindi queste tecniche io le ho spiegate nei miei corsi di formazione. Perché? Perché sono molto più utili di 3.900 inutili indicatori, invece, ragazzi, che vi assicuro, da un punto di vista anche quantitativo, non danno alcun valore aggiunto al trading né all'investimento. Allora, andiamo a cercare di capire cosa fare. Quindi, sia da un punto di vista di analisi di time frame daily, andiamo a cercare un time frame inferiore, come può essere per esempio il 4 ore. Ora, già sul 4 ore, ragazzi, vediamo un po' l'indicazione dei livelli di supporto che sono un po' più alti. Intanto abbiamo questo livello di supporto. Intanto vedo se riesco a togliervi queste odiosissime, diciamo, colori differenti. Detto fatto, così abbiamo il grafico più chiaro.
chiaro. Allora, vedete sul time frame già a 4 ore i livelli di inversione del trend di brevissimo per quanto riguarda band sono più evidenti. Intanto ce n'è uno già molto veloce che vedete qui intorno a questo livello, cioè 14.003, e poi ce n'è un altro che è molto più importante di questo a 14.003 che è qua sotto, ragazzi, vedete, intorno a 9. Già questo è un livello accettabile che magari si potrebbe utilizzare per dire esco in trailing stop se inverte questo trend che a questo momento, in questo momento è diritto, ragazzi, e se lo inverte fa. Allora, qualcuno di voi potrebbe dire, ok, tiriamo su una trend line di questo tipo, bla bla bla. Non si può fare, ragazzi, perché stiamo utilizzando il grafico logaritmico e col grafico logaritmico scordatevi le trend line perché sono dei fake colossali matematicamente parlando. Non mi dilungo su queste cose, quindi non dovete utilizzarli. Allora, se ancora non ci bastano questi livelli, ragazzi, quindi qui abbiamo due uscite che sono molto veloci di inversione, una a 14.3, l'altra a 9. Io capisco che già 9, ragazzi, è un meno quasi meno 50% gli attuali valori, un po' di più, però il problema è questo: c'è sempre un trade-off tra quando un trader decide di stare su un'operazione o meno. Il trade-off è questo: decidere se esco e prendo tutto il profitto in questo momento, ma perdo l'eventuale opportunità di farne ancora altro. Il famoso vendi, guadagni e pentiti, che vi assicuro è sbagliatissimo sui mercati da alcuni punti di vista per una serie di motivi. Magari faremo un video dedicato a questa cosa, ma sono argomenti molto advanced questi, ragazzi, quindi magari sul canale non stanno tanto perché sono complicati da spiegarveli. Però allora, vendo, guadagno e mi pento, ci può stare? Sì, ci può stare, però poi perdete un eventuale ulteriore profitto. E questa cosa magari la potevate già fare su Bend la settimana scorsa, e questo 300% di questa settimana non c'era. Oppure mi accollo una riduzione del mio attuale profitto e dico, ok, lascio sul campo un 20-30% di questo profitto con l'aspettativa di prenderne di più, ed esco solo in trading profit. Questo è il trade-off del trader, dell'investitore, in questo caso è inevitabile. Ora, ci sono gli holder che magari dicono io ci resto e anche se questo scende a 2 me lo tengo, va bene, ragazzi. Allora, però fare holding con una minusvalenza dai massimi di meno 90 non sono tutti così tranquilli, poi non dormono sonni tranquilli, quindi è bene avere più strategie diverse. Magari una parte la tenete in hold, una parte vi liberate e fate trading, una parte la mandate in profitto subito. Utilizzate tutte le armi che ci sono, che le tecniche, le strategie del trading vi danno, ragazzi. Miscelate le cose, fate la bella torta, ok? Allora dite, ok, io ho un botto di questi band. Benissimo, un pezzettino li chiudo in profitto. Allora, facciamo le estensioni Fibonacci, ragazzi, sono tutte indicazioni che vi state inventando. Il mercato in questo momento non ha nessun livello di resistenza perché sta facendo massimi storici, perciò non esiste Fibonacci, non esiste niente, ragazzi. I mercati, quando vanno in bolla, come in questo caso, possono salire quanto vogliono, possono raddoppiare domani, ragazzi. Poi è chiaro, magari andiamo a fare un po' di analisi fondamentale rispetto alla supply, però Bend non ha una market cap così tanto alta, quindi potrebbe tranquillamente fare ancora uno per uno ed essere comunque con una market cap abbastanza bassa. Perciò, ragazzi, livelli di supporto vi ho indicato, vi ho spiegato anche come mettere i livelli di eventuali trailing stop, e i livelli più vicini, livello più ampio. Se volessi avere addirittura un'uscita ancora più veloce, ragazzi, allora voi dite benissimo, io voglio prendere il mio take profit, magari decido di non prenderlo subito, ma di farlo sempre sulla base di un'inversione di trend. Allora scendete ancora il time frame, ragazzi, portatevi a un'ora. Se vedete a un'ora, ancora di più si vede un doppio massimo che, per esempio, il titolo sta tentando di costruire in questo preciso momento, vedete? Allora io ho qui delle indicazioni, ma il livello purtroppo, in questo caso di trailing, resta sempre molto distante, cioè 14,3. Se però Bend magari mi va a fare un break così, io qui ho un'inversione di trend con un break confermato a livello orario, allora dico benissimo, qui chiudo la mia operazione e poi ci ripenso tra un po'. Perché ricordatevi che se una coin del genere fa un rialzo del genere, ci sono sempre dei motivi. Però noi sappiamo anche che sono
altcoin. Siamo stati anche abituati a vedere i super pump del 2017 e poi vedere tutto quel profitto ridotto al nulla. Quindi queste sono delle tecniche che potete utilizzare. Poi, qualora il titolo dovesse ritornare a salire, dovete rientrare. Se volete sull'investimento utilizzando sempre lo stesso tipologia di tecniche, ragazzi, non ci sono tecniche miracolose, indicatori miracolosi, non potete vendere sui massimi perché questa cosa non esiste nel mercato. Se cercate di vendere sui massimi nel trading, prendete legnate, ragazzi, quasi sempre. Quindi non lo fate, ragionate, usate strategie, costruite delle motivazioni logiche e quantitative, cioè analizzabili, per sapere dove uscire dalla vostra operazione. Io dico sempre ai miei amici ormai utenti dell'Academy Premium quali sono gli obiettivi della strategia. Ricordatevi gli obiettivi della strategia e attenetevi agli obiettivi della strategia. Va bene, ragazzi, vi ho spiegato come trovare questi supporti. Buon inizio settimana, video lunghissimo. Io vi ringrazio e noi ci vediamo prossimamente, diciamo, penso a Ferragosto. Ciao a tutti!